Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi. Oggi con un deck e soprattutto con una carta assolutamente inaspettata in questo nuovo meta. Sicuramente l'avrete intuito dalla copertina ragazzi, all'interno di questo deck che andrò a utilizzare il ladder già ve lo anticipo, quindi rimanete connessi, non sarò in sfida classica perché ho tutte le carte al 13 e quindi posso fare ladder. Ci sarà la domatrice degli arieti ragazzi, una carta pazzesca in un deck assolutamente super pazzesco con il cavaliere voluto. Arriveranno deck senza le evoluzioni, non vi preoccupate ragazzi, è per le varie arene, rimanete connessi perché il mister recupera tutto. Oggi siamo in ladder con un 3.4 cavaliere evoluto, domatrice, boscaiolo, arciere magico, draghetto infernale, fireball, barile barbarico e spiritello della cura. Questo deck me lo sono trovato contro in qualche match che ho giocato off camera. Ho controllato le classifiche a livello globale ragazzi e devo dire che è capitato spessissimo in top ladder, quindi perché non cogliere la palla al balzo, portarlo su YouTube e allo stesso tempo cercare di scalare qualche gradino all'interno della ladder. Mi sembra un deck abbastanza solido, la domatrice della Riti ovviamente è una win condition molto molto robusta che funziona, è ottima sia in fase difensiva che in fase offensiva rispetto al domatore classico accompagnato ragazzi al boscaiolo, veramente qualcosa di succulento. Dovrebbe essere abbastanza equilibrato come game perché siamo tranquilli sia in fase difensiva grazie al cavaliere e all'arciere magico, sia in fase offensiva per l'appunto con la domatrice della Riti e il boscaiolo. Non mi va di parlare più di tanto ragazzi, è sempre meglio vedere il gameplay e poi fare tutte le valutazioni del caso, quindi direi di iniziare su. Bene signori, andiamo a provare questo deck contro Chagas ragazzi. Chagas è un brasiliano, quindi potremmo avere infiniti problemi ragazzi. Devo dire girato male questo deck sicuramente, ovviamente il lag che non può mai mancare ragazzi, io non capisco veramente perché debba laggare così. Devo contattare la compagnia telefonica a cui mi appoggio perché no, non è possibile ragazzi, non è possibile che c'è un lag così estremo soprattutto nelle ore notturne ragazzi, veramente è qualcosa di assurdo. Quel bocciatore mi è spawnato da nulla ragazzi, ma va bene così, va bene così raga, va bene così. Allora sicuramente qua ci tiro una fireballaccio proprio di brutto, vado con uno spiritellino della cura magari. Madonna mia ragazzi, mamma mia raga, colpa del lag maledetto veramente raga, così però è ingiocabile, così però è ingiocabile zio Perone. Allora ci abbiamo un boscaiolo all'attivo, ecco anche lui c'è il boscaiolo ragazzi, male male. Allora sicuramente possiamo prendere tempo, sicuramente possiamo prendere tempo ragazzi, quindi sfruttiamo questa roba qua. Allora con calma Ico, con molta calma, andiamo con un cavaliere dal fondo, perfetto. Ci è capitato contro un bel counterino per via del bocciatore ragazzi. Barile barbarico lanciato devo dire anche abbastanza bene. Andiamo con un draghetto infernale, bocciatore quindi domatrice dell'arieti dall'altro lato. Sicuramente la affianchiamo con uno spiritello della cura. Vediamo un po' che succede sulla sinistra. Lanciato malissimo ragazzi, guardate il bocciatore suo quanto è figlio di indrocchia, indrocchissimo proprio. Andiamo a fare di questo con il mago zap, con l'arciere magico, scusate, sicuramente molto 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 ganzo. Arciere magico ci darà altrettanto sicuramente una grossa mano ragazzi. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Andiamo a fare di questo, andiamo a fare di questo con la fireball, andiamo a fare di questo sicuramente. Orco 2 sei stato bravo ragazzi, Orco 2 sei stato bravo raga, è stato bravo sì. Un po' di curetta, diciamo ragazzi che non è andata benissimo, anzi è andata piuttosto male. È andata piuttosto male boys, è andata piuttosto male boys. Allora l'ha lanciato secondo me un po' a cani scazzo quella roba lì, quindi va bene, forse riusciamo ad andare addirittura 1-1 palla al centro. Oh, guarda un po' tu, guarda un po' tu se riusciamo ad andare 1-1 palla al centro, ti prego, ti prego. Ok, ok, andiamo di fireball subito, mio dio che belle partite, ottima questa fireball. Tra un po' abbiamo anche la roba evolutions, quindi va benissimo così. Andiamo sicuramente a fare di questo, andiamo sicuramente a fare di questo, ti prego prendi la mongolfiera,
Ottimo, 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 ottimo. Fidatevi, ragazzi, che ci siamo difesi. Fidatevi, signori, che ci siamo difesi. Quindi va benissimo così. Due cavalieri, ragazzi, tra cui uno è voluto. Ricordo che lui ha a disposizione la gelo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sicuramente, ragazzi, qua una fireball ce la lancio tantissimo, perché c'è, porco due, ce la devi lanciare per forza. Dai, fra, non puoi essere così OP, fra, mamma mia, buono. Cavaliere voluto, raga, immortale. Altro giro, altra corsa, ragazzi. Scusate se non riesco a spiegare più di tanto il deck, ma siamo in ladder, quindi mi devo anche concentrare. Comunque, molto basic, ragazzi. Cioè, nel senso, cerchiamo di fare un push possibilmente con Boscaiolo. Magari in questo caso sfruttando sia la fase difensiva che poi la fase offensiva, per poi mettergli alle spalle la domatrice di Arieti. Sempre meglio andare in counter push che non in push diretto, almeno secondo me, ragazzi. Qui abbiamo fatto una grandissima roba, perché il Boscaiolo è rimasto life quel tempo in più giusto da permetterci di far fuori subito l'Ariete da battaglia. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Allora, qui senza ombra di dubbio vado a fare di questo, proprio tranquillissimo, in modo tale che ci cicliamo il cavaliere e non vado a tirare più niente, ragazzi, perché la forza di questo deck secondo me è essere cycle, per l'appunto, con il cavaliere. Qua mi vado a piazzare un bellissimo boscaiolo che secondo me ci sta una cifra, dovrebbe far fuori un po' tutte cose. Ottimo, ottimo, ragazzi, ottimo. Stiamo guadagnando un sacco di elisir, quindi va bene. E quando lui se la va a giocare in questo modo, per noi va benissimo così. Ovviamente cerchiamo di concentrarci più sulla fase difensiva e un pelino meno sulla fase offensiva, ragazzi, perché secondo me è cosa buona e giusta da andare a fare. E ovviamente sfruttiamo appieno lo spiritello della cura con il push della domatrice. Anche questo secondo me è un ottimo push, con draghetto infernale e domatrice di Arieti. Qua secondo me, ragazzi, no, non ci sta più la fireball, peccato. Peccato, raga, andiamo a fare di questo. Non mi ha piazzato il cavaliere, ragazzi. Sto tablet maledetto non mi ha piazzato il cavaliere, non ci posso credere. Ci posso credere, raga. Ok, proviamo a fare un bel recuperino. Però così è tosta, fra, tra lag e roba che non mi piazza. È un po' angusted la roba. Oddio, oddio, ragazzi, buono. Vedi, fireball qua ce la chiamiamo subito all'istante, perché il boscaiolo si arriva sotto torre, ragazzi, fa male. Quindi GG. Buonissimo, buonissimo. Potevo chiedere di meglio, guarda. Qui mi piazzi in this moment anche velocemente il cavaliere voluto. Ti ringrazio tantissimo. Qui andiamo con il fucking Burberk. Mamma mia, che pronuncia nello Shandalaman. Zio, vai zio, vai zio, vai zio, vai zio, vai zio, vai zio. Guarda il cavaliere quanto è bello. Guarda il cavaliere quanto è bello nello Shandalaman. Vai, ok, ottimo. Mamma mia. Andiamo a fare di questo con il cavaliere. No, non laggare, fra. Non laggare in this moment, per favore, perché è assai importante che tu non laghi adesso. Ok, almeno una botta la date. Grandissimi, grandissimi, ragazzi. Siete veramente dei portenti. Via, via, via. Mamma mia, quanta roba che ti ho tirato, fra. Quanta roba che ti ho tirato, fra. Quanta roba ti ho tirato, fra. Via di fireball. Mamma mia, raga. La domatrice con il boscaiolo. E it's over 9000. Per il momento due win di fila abbastanza easy, ragazzi. Comunque contro avversari belli strong. Questo è tedesco. Allora, ovviamente, ragazzi, se si parte con il cavaliere così, è giusto per andarla a ciclare, tanta tanta roba. Io direi qua di andare in fase difensiva con un boscaiolo e poi ripartire cattivissimi in this moment, ragazzi, con la domatrice di Arieti più il bosca. Più il bosca, ragazzi, più il bosca tantissimo. Più il bosca tantissimo. Dai, la domatrice secondo me qua ha fatto una roba giusta, cioè ci ha fatto fuori un bel po' di roba, boys, secondo me. Secondo me qua ci ha fatto la roba giusta. Qui andiamo sicuramente a fare di questo. Mazza e pannella fanno i figli belle, però pannella senza mazza fanno i figli a capo da cazzo. Voglio ricordare questo, che è una roba assai importante. Allora, chi mi ha capito, mi ha capito. Andiamo con un cavaliere dal fondo. Questo è molto cycle, ragazzi. Il tipo è veramente so Crispy McBacon Cycles, quindi
c'è da stare attenti. Però secondo me, raga, è da tenere pulita così, tra virgolette. Bello lo spiritello del ghiaccio, bello lo spiritello del ghiaccio, mi è piaciuto. Allora, andiamo a fare di questo. Manca poco all'overtime, quindi... Non mi ha lanciato la roba. Ok, il suo coso è arrivato sotto i cosi. Perfetto. Secondo me l'arciere magico ci sta. Non abbiamo fatto chissà che cosa, ragazzi, ripeto. Però sicuramente hit sono arrivati a torre. Ci siamo ciclati anche abbastanza bene il deck. Quindi you just want attention un attimino. Siamo in overtime quasi. Quindi partiamo subito con la robetta da dietro, che male non fa. Perfetto, andiamo con un draghetto infernale. Ok. Andiamo con un boscaiolo. Ok. Andiamo con una domatrice di qua. Ok. Diciamo che una fireball lì ci sta bene. Ma diciamo che una fireball lì ci sta bene, ragazzi. Diciamo che una fireball lì ci sta bene. Allora, draghetto infernale ci è arrivato sotto torre. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, regà. Mamma mia, regà, ma di che cacchio stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Di quale umanità? Di quale sopritticul uscendo la manna di roba stiamo parlando, ragazzi? Non lo so manco io, regà, però fantastico. Cioè, il draghetto infernale ha sfruttato tutto in quel frangente. Fantastico, ragazzi. Mancano 10 secondi. Lanciami quello che ti pare. Fra, io metto una bella domatrice da qua, così ti rallenta una cifra. E dove te ne vuoi andare, fratelli? Dove te ne vuoi andare, fratelli? Dove? 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 Dove te ne vuoi andare? Mamma mia! Secondo me 3 win semplicemente chic, ragazzi. Avete queste carte a disposizione belle maxate, belle per iniziare a pushare. Avete a disposizione il cavaliere voluto perché siete shopponi su Clash Royale. Questo è un ottimo deck che va a diversificarsi da tutti i super cycle che oramai ci stanno invadendo da 2 season a questa parte. Ragazzi, mi raccomando, con il lecchino, se vi è piaciuto il deck di oggi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video e in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Eco.